Eccoci qua a parlare della strategia del simpatico Pillon. Allora, chi è Pillon? Vabbè, un deputato, adesso io non voglio fare la sua biografia perché sinceramente non mi interessa e poi trovate tutto online. Io voglio parlare di questo fenomeno per cui vi sono dei politici che hanno, e sono diversi, e di diverse fazioni, che hanno deciso di puntare su una comunicazione provocatoria, particolarmente, diciamo, sopra le righe per apparentemente immolarsi sui social, ma poi vediamo che c'è assolutamente un tornaconto. Parliamo in particolare di Pillon, che ogni tanto si fa vedere come il difensore della famiglia tradizionale, ma addirittura l'intollerante, l'omofobo e via dicendo, perché tutto sommato quelli sono i suoi contenuti. E allora questo porta al cosiddetto call out. Che cos'è il call out? È un richiamo rivolto a un utente per aver scritto affermazioni o assunto comportamenti appunto razzisti, sessisti, omotransfobici, intolleranti e via dicendo. Quindi praticamente si chiama all'azione le persone che poi in qualche modo attaccano questo personaggio che si è esposto. Il rischio principale del call out ovviamente è che praticamente si rischia di trasformare tra l'altro Pillon in una vittima, ma sicuramente quello che stiamo facendo è fare un favore, cioè tutte le volte che si va a contestare Pillon, a commentare Pillon, a ricondividere un suo contenuto per metterlo in ridicolo, gli stiamo facendo un grandissimo favore, perché sostanzialmente gli stiamo dando della visibilità che assolutamente non avrebbe e stiamo tra l'altro alimentando l'algoritmo di Facebook per far capire che quel contenuto è veramente interessante e lo mostrerà sempre a più persone. E non tutte quelle persone sono ovviamente in contrasto con Pillon, c'è qualcuno nella tua cerchia di amici, anche se siamo soliti vivere in bolle, anche qualcuno nella tua cerchia di amici che magari non aveva mai visto un contenuto di Pillone e poi dice: tutto sommato, mi va di seguirlo. Facciamo un esempio concreto. Quando c'è stato un alterco tra Fedez al concerto del 1º maggio e appunto il politico, in un post Pillon replica il giorno dopo, il 2 maggio, dopo appunto il concertone, e quel post, come potete vedere, come puoi vedere, da solo porta 50.000 reazioni, 74.000 commenti, in buona parte del tutto critici, ma di quei 74.000 che hanno commentato, stanno sostanzialmente mettendo a disposizione la propria audience e la propria rete per vedere i contenuti di Pillon, 5.000 condivisioni e via dicendo. Quindi il contenuto di Pillon che si immola sui social diventa sostanzialmente virale e solo nel giorno dopo appunto dell'attacco di Fedez, grazie a questo post, pare che abbia aumentato in un solo giorno del 10% i follower, gente che lo vuole proprio seguire. Quindi perché parlo di questo argomento? Per tirare fuori un concetto del filosofo Han che dice che tutto ciò che è volto a suscitare un'emozione fortissima, immediata, che deve essere subito scaricata addosso a un obiettivo, beh, quello tornerà utile sicuramente a qualcuno. Anche immolarsi sui social, come sta facendo Pillon, ed è stata la fortuna di molti leader politici di questo periodo, alcuni populisti, ma non necessariamente, che negli ultimi anni proprio hanno avuto questa capacità di generare emozioni negative, tantissime critiche, tantissimi attacchi, per poi portarne a casa un aumento di follower che poi in alcuni casi si è tradotto anche in un aumento di consenso dal punto di vista politico. Quindi è abbastanza inquietante, mi ha ricordato un po' la logica dell'indice dei libri proibiti della Chiesa cattolica, che quella sorta di catalogo dove erano elencate tutte le pubblicazioni proibite, dove era proibita la vendita, la consultazione, la conservazione, la diffusione, la traduzione, bla bla bla, ma di opere, stiamo parlando di Boccaccio, di Galileo, di Torquato Tasso. E voi vi chiederete: ma scusa, ma se sono queste opere state messe all'indice, perché sono arrivate al giorno d'oggi? Perché metterle all'indice voleva dire, in qualche modo, secondo me, anche preservarle da un certo punto di vista, renderle ancora più interessanti e soprattutto perché la maggior parte delle opere vietate erano sostanzialmente le punte più avanzate del progresso culturale europeo. Quindi, paradossalmente, il catalogo dei libri proibiti ha fatto conoscere queste opere
a chi voleva veramente avere informazioni più aggiornate, più evolute, più moderne. E quindi mettere all'indice i libri è valso in qualche modo un sacco di problemi agli autori all'epoca, ma soprattutto però poi è valso come promozione di questi libri. Quindi denigrare Pillon, attaccare Pillon, insultare Pillon vuol dire fare il gioco di Pillon. Ciao!